Con le nostre strade andremo alla scoperta della costa occidentale del lago di Como. Ci addentreremo tra le vicine montagne sino a raggiungere la costa del lago di Lugano. Si tratta di un itinerario prevalentemente paesaggistico, ma anche carico di storia, arte e curiosità. Sviluppatasi grazie al fiorire dell'industria della seta, Cernobbio, oggi conosciuta in tutto il mondo, non solo per la posizione privilegiata che occupa sul lago di Como, ma anche per le numerose ville dislocate sul territorio, molte delle quali sono note come famosi centri congressuali internazionali. Oltre allo splendido centro medievale che si spinge sino all'Imbarcadero, in perfetto stile Liberty, sono le sue belle ville ad attrarre turisti da tutto il mondo, come ad esempio Villa Erba, centro congressuale d'avanguardia, o Villa d'Este, uno tra gli alberghi più incantevoli al mondo. La vetta del Monte Bisbino la si può raggiungere percorrendo una strada tortuosa ma panoramica che parte da Cernobbio e sale per 17 km. In quest'area solitaria è stato edificato il santuario dedicato alla Beata Vergine, che accoglie anche un piccolo museo permanente incentrato sulla vita rurale e di montagna, sull'importanza del monte per il sistema difensivo della linea Cadorna, nonché una stazione meteorologica. Vale la pena addentrarsi nel cuore del borgo che si sviluppa attorno alla cascata del torrente Pizzallo, che fa alcuni salti proprio nella piazza della chiesa. Lungo il lago spicca invece un bel monumento dedicato a Vincenzo Bellini, musicista catanese che qui compose alcune delle sue più belle opere. Proseguiamo poi lungo la costa, senza distogliere lo sguardo dal lago, fino a quando, a Carrate Urio, notiamo il suo castello edificato nel XVII secolo, sulle rovine di un'altra fortificazione. Poco dopo è la volta di Laglio, posizionata nel punto più stretto del ramo del lago, tanto che i paesi sull'altra sponda sembrano quasi a portata di mano. Brienno
si distingue per le sue strette contrade e suoi famosi carrugi, scalinate molto ripide che permettono il passaggio tra le diverse zone dell'abitato, edificato al riparo della roccia. Nell'area dell'imbarcadero si trova una vecchia filanda, mentre quasi alla fine del paese, solitaria, spicca la chiesetta della Madonna del Ronco, assieme ad altri resti della fortificazione della linea Cadorna. Origini romaniche, il borgo medievale di Argenio è diviso in due dal fiume Telo ed è collegato attraverso questo antichissimo ponte in pietra. Abbandoniamo momentaneamente il Lario per addentrarci nel piacevole scenario offerto dalla Valle d'Intervi. San Fedele è uno dei suoi centri più grandi e conviene adoperarsi per cercare i diversi lavatoi che sono dislocati all'interno del suo territorio, capaci di suscitare antiche emozioni. D'Intelvi, amata meta di villeggiatura, c'è un incantevole belvedere nel piazzale dell'antica funicolare, inattiva dal 1977, che raggiungeva Santa Margherita di Valsolda sulle rive del Ceresio. Quando entriamo nei centri abitati, ricordiamoci di moderare la velocità. Sulla strada non ci siamo solo noi. È un consiglio! Della Val d'Intelvi, la montagna Sichignola si trova sul confine italo-svizzero. Più sotto, oltre il lago, la città di Lugano. Il panorama a perdita d'occhio spazia sino alle Alpi, tanto da poter ammirare il Monte Rosa ed il Cervin. In una posizione più raccolta è stata realizzata anche una piccola cappella votiva. Con le nostre strade raggiungiamo le rive italiane del Ceresio. Claino Conosteno è la prima località che incontriamo. Nel suo territorio è stato rinvenuto un giacimento di fossili del Giurassico inferiore, esposti in parte al Museo di Lanzo e in parte a quello di Storia Naturale a Milano. Costeggiamo la deliziosa litoranea sino a Porlezza, che gode sia di una splendida cornice paesaggistica racchiusa tra montagne che paiono abbracciare il lago, sia di un bel centro storico che accoglie la pieve medievale di San Vittore. L'itinerario prosegue nella Val Menaggina e la vista del lago di Piano, una vera e propria oasi naturalistica, ci invita ad una sosta per poterlo ammirare da vicino. Occupano posizioni importanti, in quanto da qui parte la Val Menaggina che collega il lago del Lario a quello di Lugano. Il borgo è diviso in due parti, la città alta, antica e medievale, mentre quella bassa, ottocentesca, costeggia il lago ed è sempre animata da turisti. Musica.
Riviera Premezzina, meglio nota come Riviera delle Azalee, rappresentata da una sfilata di ville ed alberghi lussuosi che si susseguono in località turistiche di prim'ordine. A Tremezzo il clima è così mite che oltre agli ulivi si coltivano anche agrumi e viti. Ad Ossuccio risaliamo per il dirupo che ospita il santuario della Beata Vergine del Soccorso. L'ardua via delle cappelle, che si snoda lungo il Sacromonte, apre ad una visuale mozzafiato lungo il meraviglioso ramo di Como. E notiamo da questa posizione rialzata, proprio di fronte a noi, l'isola Comacina. Salpiamo in taxibota alla volta dell'unica isola del lago di Como. La Comacina, abitata sin dai tempi più remoti, è uno dei siti archeologici più importanti del nord Italia. Basta mezza giornata per visitarla a piedi, considerato che è lunga 600 metri e larga solamente 200. Dal punto di vista naturalistico, si tratta di un lembo di terra alquanto scenografico, caratterizzato da fitta vegetazione mediterranea ed importanti edifici religiosi e civili. Strade, vi salutiamo da quest'angolo paradisiaco della provincia di Como. Abbiamo percorso un itinerario tra lago e montagna. Mi raccomando, percorriamo sempre le nostre strade con prudenza. Un saluto da Lele e Laura. Ciao!